Segui Gesù con decisione. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Matteo 11, 16, 19. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Amen. Carissimi amici, oggi ci viene proposto dalla liturgia, in questa seconda settimana di Avvento, un brano molto particolare, dove Gesù parla alle folle descrivendo una situazione simile a quella che vivono i bambini in un gioco famoso che facevano gli ebrei un tempo, cioè dovevano tra due gruppi compiere alcuni gesti, fare come degli attori, dei piccoli attori, e gli altri dall'altra parte dovevano essere coinvolti oppure rifiutare questo coinvolgimento. Gesù ha detto: la generazione che mi sta seguendo di questo tempo è proprio come questi bambini. Però a differenza del gioco di questi bambini, voi, dice, come generazione, non avete pianto quando c'era Giovanni il Battista e non avete esultato quando c'era il figlio dell'uomo. Giovanni non mangiava e non beveva e hanno detto: è indemoniato. Il figlio dell'uomo mangia e beve e dicono: ecco un mangione e un beone. Come descrivere con una parola questo atteggiamento da parte della generazione, non solo al tempo di Gesù ma anche di oggi? Io direi con una parola che si chiama mormorazione, critica, giudizio. Una generazione che è sempre pronta a giudicare, è sempre pronta a brontolare, non accoglie da parte di Dio un ravvedimento, un invito, invito al pentimento, invito alla gioia. Ogni volta c'è una giustificazione, un motivo o una scusa per non aderire all'invito del Vangelo. Quando siamo invitati al pentimento, alla conversione, diciamo: no, è troppo duro. Quando siamo invitati alla gioia, diciamo: no, troppa gioia, non va bene. Ci rendiamo conto che siamo figli anche noi di questo tempo e ogni volta giudichiamo, condanniamo, abbiamo pregiudizi molto forti nei confronti di Dio, della Chiesa e anche della società. Ma Gesù dice che la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Cosa significa? Significa che dobbiamo andare oggi da Dio, invocare lo Spirito Santo e chiedere di avere la capacità di accogliere questa parola, di accogliere il Vangelo, di accogliere il Verbo di Dio che anche quest'anno viene a noi con forza, con esultanza. Allora siamo invitati oggi a seguire Gesù senza tiepidezza, senza pensare troppo. Ecco uno dei tanti problemi della mentalità di oggi. Noi siamo razionalisti. Dio ci chiede di fare un passo di fede, noi pensiamo, meditiamo, aspetta un attimo, ma se non funziona, se non va, ma chi mi garantisce? Dio è provvidenza. Sì, però sono sicuro che non rimarrò senza cibo, senza vestiti,
Gesù ha detto: cerca il regno dei cieli, il resto ti verrà dato in aggiunta. Quante situazioni in cui Dio ci invita ad agire e interagire con Lui e noi abbiamo dubbi, siamo tiepidi. Convertiti, Luca. No, Signore, sei troppo duro con me. Luca, gioisci. Ma tutta questa gioia, Signore, ma guarda che situazioni che ho. Noi sempre abbiamo una scusa, una giustificazione, perché viviamo spesso in una dimensione carnale, come chi non crede in Dio. Ma noi che crediamo in Dio, ma soprattutto in Gesù Cristo, che è la salvezza, che è il ponte per arrivare al Padre, dovremmo vivere, come dice San Paolo, in un modo spirituale, pensare alle cose dello Spirito. E quindi tutto ciò che mi accade non è per la mia distruzione, ma perché io cresca, perché io mi aggrappi alla promessa di Dio. E guardate oggi che cosa dice il profeta Isaia al capitolo 48. Così dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Dio è la tua guida, carissimo amico. Dio è la tua luce. Dio ti insegna la strada per cui andare. E in questo Natale Dio diventerà la luce vera che ti illumina. Allora insieme a me invochiamo lo Spirito Santo e digli: aprendo le tue mani, vieni Spirito Santo, vieni o Spirito nel mio cuore, vieni o Spirito e guidami, insegnami per il mio bene. Spirito Santo, togli le tiepidezze che porto, togli le riserve che porto nei confronti di Dio. Spirito Santo, donami una decisione nel seguire la parola di Gesù, donami uno zelo ancora più forte, l'entusiasmo di vivere, perché Dio è al mio fianco. Spirito Santo, fammi sentire oggi che sei con me, che mi accompagni e fai fiorire il deserto e la steppa nella mia vita e nella mia famiglia. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, lo slogan di oggi è: segui Gesù con decisione. Invochiamo lo Spirito Santo per seguirlo con grande decisione, per seguirlo con tutto noi stessi, e Dio ci benedirà. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.